Bene, allora, l'idea di Stefano sarebbe quella di fare un ciclo di lezioni sulla filosofia del Novecento, quindi scoprire l'intero arco del pensiero del Novecento per quanto possibile, chiaramente. E quindi iniziare con Nietzsche è quanto mai doveroso, in quanto Nietzsche è un pensatore dell'Ottocento, ovviamente, muore nel 1900 proprio, però è un filosofo che anticipa molti dei temi che poi verranno ripresi nel pensiero, chiaramente, contemporaneo. Ora, muore nel Novecento, poi a dire la verità si può dire che fosse morto nel 1889 perché è caduto preda di una follia dal quale non si è più ripreso e non ha più scritto nulla, addirittura negli ultimi anni non ha più nemmeno parlato, per cui diciamo che la sua parabola intellettuale si è conclusa 11 anni prima del Novecento. È un pensatore difficile, complesso, innanzitutto perché è molto prolifico, ha scritto tantissimo. In più, la sua opera è stata oggetto di vicende editoriali e anche interpretative molto articolate, molto complicate, a partire dal ruolo della famosa sorella Elisabeth, fino alle varie edizioni, che si sono susseguite nel tempo. E all'interno della storia editoriale di Nietzsche hanno un ruolo fondamentale due studiosi italiani, che si chiamano Colli e Montinari, che hanno recuperato i manoscritti originali del filosofo che erano pressoché illeggibili come grafia, intendo, ma per fortuna Montinari è uno dei pochi che è riuscito a leggerla agevolmente. Hanno recuperato questi scritti e hanno fatto un'edizione critica che è stata poi il punto di riferimento per tutte le edizioni critiche in tutte le lingue successive a questa italiana, insomma, di Colli e Montinari. Hanno potuto, attraverso il recupero dei manoscritti originali, anche denunciare, tra virgolette, questa opera mistificatoria compiuta dalla sorella, che, come sappiamo, era una fervente ammiratrice di Hitler e che aveva quindi, in un qualche modo, anche se poi probabilmente il mito ha un po' amplificato questa opera, questa figura di questa sorella cattiva, diciamo, tra virgolette, no? Però ha sicuramente alcuni testi li ha quantomeno forzati in chiave nazista, perché Nietzsche era stato preso a misura da Hitler quale, diciamo, pensatore di riferimento del nazismo. C'è la famoso episodio della visita di Hitler proprio all'archivio Nietzsche, gli dona la sorella dona a Hitler un bastone del fratello. Cioè, quindi era stato un po' preso come pensatore di riferimento. E chiaramente Nietzsche era tutt'altro che nazista, anche perché, ripeto, è morto molto tempo prima che il nazismo si affermasse. Però sicuramente ci sono degli elementi forti nel suo pensiero e che hanno destato e continuano a destare interpretazioni variegate, e anche per via della loro assoluta complessità. Quindi cercheremo, insomma, di dare una lettura, noi, per quanto più oggettiva possibile, questo è chiaro. Ora, la produzione di Nietzsche viene per motivi interpretativi e di facilitazione storica, suddivisa generalmente in tre periodi: il periodo giovanile, quello a cui appartengono soprattutto la nascita della tragedia e le considerazioni inattuali, di cui parleremo oggi; il periodo cosiddetto dell'illuminismo critico, che è un periodo molto creativo del pensiero nicciano, in cui succedono anche nella sua vita diverse cose, diversi eventi particolari, e che al quale appartengono come opere principali. Adesso ne cito qualcuna, ma insomma, ripeto, è un autore molto molto prolifico, per cui Aurora, Umano troppo umano, La Gaia Scienza, e il periodo della maturità, quello del Così parlò Zarathustra, in cui emergono con forza tutte le visioni profonde, metafisiche della filosofia di Nietzsche, in cui giunge quindi un po' a compimento il suo percorso. Tendenzialmente gli studiosi tendono a vedere questi tre momenti del filosofare di Nietzsche come l'uno contrapposto all'altro, come un costante superamento delle acquisizioni precedenti. Io personalmente non sono affatto d'accordo, secondo me c'è una profonda continuità tra questi tre momenti, e cercherò anche di dimostrare perché secondo me è così. Però, insomma, avverto che non tutti gli interpreti sono d'accordo, anzi quasi nessuno. Io direi di partire dal 1865, è un anno che non viene quasi mai citato nel pensiero di Nietzsche. Nietzsche, e nemmeno nella vita, è studente a Lipsia, è iscritto alla facoltà di teologia a Lipsia. Lui viene da una famiglia profondamente religiosa, la madre leggeva abitualmente la Bibbia e lui è nato con questa lettura.
poi chiaramente si sa che se ne distanziò radicalmente anche in modo estremo, però l'ambiente di formazione è un ambiente improntato all'educazione tradizionale, diciamo della cultura tedesca tradizionale. E lui si iscrive appunto alla facoltà di teologia, poi in realtà quando si trasferisce a Lipsia entra in contatto con una scuola di filologia molto importante che operava in quella città e quindi la sua attenzione viene rapita dalla filologia e diviene filologo, tanto che a partire dal 1869 viene chiamato la cattedra di filologia classica dell'Università di Basilea. Nietzsche è giovanissimo. È un talento incredibile, ma il momento in cui questo talento sgorga proprio sul piano filosofico è proprio il 1865, perché lui, in una bottega di un libraio dell'università, della città di Lipsia, appunto, trova una copia del Mondo come volontà e rappresentazione, il testo principale di Arthur Schopenhauer. Questo testo è per lui una vera e propria folgorazione, gli fa comprendere che il suo destino sarà sicuramente la filosofia, che lui approccia attraverso appunto gli studi classici filologici, conosceva benissimo ovviamente il greco antico. Però cioè, questo è il momento in cui lui comincia il suo inquieto e profondo periodo di riflessione filosofica che lo accompagnerà per tutta la vita e che lo renderà anche profondamente infelice. Tra l'altro è una figura disperata, drammatica, la figura di Nietzsche, tragica proprio, non paradossalmente, perché il suo pensiero rivaluta il lato tragico dell'esistenza e lui lo vive proprio profondamente questo lato tragico, lo vive su se stesso in modo forte. E questo talento straordinario che dimostra fin da subito, perché le sue prime opere sono già anticonformiste, radicali, estreme, del tutto, diciamo, rivoluzionarie rispetto al pensiero precedente, è un talento che alimenta questa sua profonda inquietudine, infelicità, e che lo accomuna a grandi talenti di quel periodo, che è un periodo di profonda crisi, periodo in cui operano ad esempio i poeti maledetti, in cui operano gli artisti simbolisti, è un periodo in cui siamo tra gli anni 70 e la fine degli anni 80 dell'Ottocento, in cui il grande sogno della crescita industriale celebrato dal positivismo mostra le sue crepe, le sue anzi, proprio piomba in una crisi profonda. Tutta la società industriale è in un periodo di crisi estrema in quegli anni, che poi viene vissuta dalla borghesia come la crisi di se stessa, perché la grande società, il grande sogno industriale dell'Ottocento era un po' il sogno della borghesia, della classe media. E quindi la borghesia scopre le illusioni di quel sogno e Nietzsche è uno dei grandi teorici della crisi, potremmo dire, cioè uno dei grandi accusatori della mentalità borghese dell'Ottocento. Ripeto, in questo può essere facilmente accomunato ai poeti maledetti, ma anche a uno Oscar Wilde, per esempio, a tutti coloro che hanno demistificato questo sogno della borghesia, della società borghese dell'Ottocento. Oscar Wilde critica la società vittoriana, ma insomma chiaramente il contesto è analogo, no? Quindi è un cantore della crisi, potremmo dire Nietzsche. Altro elemento di grande complessità, e poi veniamo al dunque chiaramente, del pensiero nietzschiano è lo stile. E anche per via dei grandi cambiamenti di stile che contraddistinguono i tre periodi di cui vi dicevo prima, che molti interpreti sostengono che appunto i periodi sono in aperto contrasto l'uno con l'altro. Le prime opere, quelle giovanili, sono opere che adottano il linguaggio classico dell'argomentazione filosofica, del saggio, consueto. Poi Nietzsche cambia registro completamente e ne usa più svariati registri. Passa dall'aforisma all'invettiva, al proclama, allo scritto fortemente polemico, all'utilizzo costante e incessante di metafore complesse, articolate, di difficilissima lettura, interpretazione, uno stile fortemente simbolico. E soprattutto nell'ultima fase del suo pensiero, questo modo di procedere di tipo aforistico si intensifica sempre di più. Adesso ne vedremo anche le motivazioni, chiaramente, man mano che procederemo nell'analisi del suo pensiero. Allora, dicevo, nel 1865 legge Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer.
è il suo punto di riferimento filosofico, è l'unico pensatore che cita espressamente come suo maestro, anche se poi, come spesso gli capita, Nietzsche è un uomo dalle grandi infatuazioni, anche con le donne peraltro, che poi diciamo sfociano in rifiuti estremi, quindi questo accadrà anche con Schopenhauer, anche se sarà meno estremo. No, vabbè, con le donne poraccio ha avuto una vicenda proprio sfortunatissima, che ha segnato anche la sua vita esistenziale, perché sì, quando conobbe questa russa giovanissima e bellissima e anche molto intraprendente, insomma, per l'epoca, una donna molto emancipata, si innamora per lui, Salomè, si innamora perdutamente, si chiede di sposarlo più volte ottenendo solo rifiuti, e quando lei invece da prima lo sostanzialmente frequenta il suo carissimo amico Paul Ré, vabbè, poi altre, insomma, una serie di altri uomini, perché era, ripeto, piuttosto libertina, lui piomba in una depressione che è il preludio alla follia proprio, quindi c'è probabilmente anche una connessione. Tra l'altro era sfortunato anche dal punto di vista della salute, era malato, a 30 anni già aveva una salute cagionevolissima, soffriva di emicranie fortissime, sono state postulate sul piano medico varie possibili malattie che ne hanno condizionato l'esistenza. Fatto sta che ha vissuto costantemente con queste emicranie e con una forma di infezione al sangue che poi l'ha portato, insomma, anch'essa alla degenerazione fisica, mentale, psichica. Tant'è vero che lui si ritira, concludendo così una questa rapida rassegna biografica, si ritira dall'insegnamento universitario giovanissimo, ha insegnato per pochissimi anni, 6-7 anni. Nel 77, lui si ritira formalmente nell'80, però dal 77 praticamente non ha più potuto dirigere i corsi e fare lezioni, quindi insomma, sostanzialmente la sua carriera universitaria è durata 7 anni. Allora, quando legge Il mondo come volontà e rappresentazione, scopre un filosofo che denuncia apertamente l'ottimismo idealista e l'ottimismo di tipo diverso, evoluzionistico, progressista, del positivismo. Queste due grandi illusioni filosofiche, idealismo e positivismo, sono chiaramente bersagli polemici contro cui Nietzsche si dà sfogo a tutta la sua fantasia dialettica nel criticare soprattutto, e trova però un punto di riferimento metafisico e filosofico in Schopenhauer. Adesso io non so la vostra dimistichezza con il pensiero di Schopenhauer, non ne ho idea se avete familiarità con questo pensatore, però cosa è che cerchiamo di parlarne un secondo, perché è fondamentale appunto per capire la prima fase del pensiero nietzschiano. Schopenhauer è appunto un anti-idealista. Schopenhauer opera in aperta contrapposizione all'ottimismo di Hegel. Hegel e l'idealismo che cosa dicevano? Che professavano l'assoluta razionalità del reale. Reale è razionale, tutto ciò che accade è razionale. Ora, questa posizione appunto è criticata da Schopenhauer, soprattutto in questo testo, Il mondo come volontà e rappresentazione, che è un testo di impronta, soprattutto sul piano neoseologico, fortemente kantiano. Il punto di riferimento di Schopenhauer è Kant, la metafisica kantiana. Allora, in questo testo, quindi, Schopenhauer ci dice che il mondo altro non è che una nostra rappresentazione, cioè una rappresentazione dovuta alla nostra coscienza, che opera secondo le forme a priori kantiane dello spazio e del tempo. Schopenhauer ne aggiunge un'altra, che per Kant è una categoria, però adesso non entriamo troppo in dettagli stucchevoli, che è la casualità. Ora, attraverso queste forme a priori, queste nostre strutture mentali, chiamiamole così, organizziamo la realtà. Quindi la realtà è una rappresentazione di queste nostre strutture mentali, della nostra mente. Quindi è la nostra mente che organizza il reale. Noi non riusciamo a capire com'è la realtà oggettivamente. Questa è la rappresentazione. Quello che Kant chiamava fenomeno. Questo è il punto centrale per Schopenhauer. Kant ha intuito perfettamente la distinzione tra fenomeno e noumeno all'interno del problema gnoseologico conoscitivo. Quindi la realtà è una nostra rappresentazione, delle nostre strutture mentali. Però c'è un noumeno, una realtà in sé. Cioè da qualcosa ci derivano queste rappresentazioni, qualcosa colpisce i nostri sensi, il mondo si incontra con i nostri apparati che poi lo organizzano secondo queste strutture. Il noumeno.
Kant diceva che il noumeno, la realtà in sé, era inconoscibile. E Schopenhauer dice no, qui hai commesso un errore, Kant. Il noumeno è conoscibile. Schopenhauer ritiene che la grande novità del suo pensiero sia aver scoperto questa fantomatica cosa in sé che per Kant era irraggiungibile. E che cos'è? Un qualcosa che sarà molto caro a Nietzsche, la volontà. Allora, qui Schopenhauer è spesso messo in comune con un altro grande tragico del periodo, che è Leopardi. Non si sono mai conosciuti Schopenhauer e Leopardi, non hanno mai letto l'uno nulla dell'altro, molto probabilmente, quasi sicuramente, però effettivamente ci sono delle connessioni incredibili fra questi due pensatori, perché in fondo anche Leopardi sicuramente è un grande pensatore, sintomo evidentemente appunto di un clima generale all'interno del quale possiamo far, di un'inquietudine del periodo all'interno del quale possiamo sicuramente far ricondurre anche Nietzsche. Allora, la volontà, questa forza oscura, vitale, creatrice, generatrice, che ingloba tutti coloro che vivono, come la scopre Schopenhauer? E che cos'è questa volontà? Che per Nietzsche diventerà volontà di potenza, quindi familiarizziamo tanto con questi concetti. Che come la scopre? Beh, fa un ragionamento molto semplice, ma per certi versi geniale. Dice, allora, noi percepiamo il mondo come rappresentazione, abbiamo detto, ma il nostro corpo, beh, se lo guardiamo dall'esterno è una rappresentazione, ma è l'unico oggetto che noi possiamo vivere anche attraverso la nostra propria personale autocoscienza, cioè dall'interno. È l'unico rappresentato, l'unico ente che incontriamo al mondo su cui abbiamo una duplice dimensione percettiva, quella esterna e quella interna. Se noi lo riguardiamo dall'interno, dice Schopenhauer, attraverso la nostra autocoscienza, il corpo che cosa, come ci comunica? Qual è l'esperienza primitiva, primaria? Come volontà, ci esprime delle volontà, dei bisogni, ha una volontà, il corpo esprime costantemente una volontà, ad esempio abbiamo fame, abbiamo delle necessità, delle esigenze, dobbiamo mangiare per nutrirci, dobbiamo dormire, dobbiamo in un qualche modo perseverare l'esistenza di questo corpo. Questa è la forza primaria, originale, che Schopenhauer individua come cosa in sé, che chiama volontà e che accomuna tutto l'esistente, tutta la natura, tutti i corpi, tutti gli enti, tutti gli esseri sono animati da questa forza cieca, irrazionale, perché non è concettualizzabile, è una spinta interiore che muove tutto il cosmo. Questa volontà ha uno scopo primario essenziale, che è quello di persistere, di permanere indipendentemente dal singolo individuo. La volontà non interessa a niente di me, Andrea, o di ognuno, ogni singolo. Schopenhauer lo dice spesso, non gli frega nulla dei singoli, gli interessa il proprio persistere, perseverare, permanere. Ha qualche ritardatario probabile. Ok, ci siamo? Allora, questa forza cieca, che è la natura matrigna di Leopardi, è esattamente lo stesso concetto, no? Leopardi dice che la natura, no, è una forza cieca che pensa soltanto al proprio persistere e permanere, e che in questo proprio persistere e permanere ingloba tutto ciò che vive. Qual è la caratteristica primaria di questa forza? È irrazionale, abbiamo detto. È del tutto irrazionale. Da questa concezione deriva il pessimismo tragico di Schopenhauer. La vita, essendo irrazionale, contrariamente a quanto diceva Hegel, è l'esatto opposto di quello che diceva Hegel, tutto ciò che è reale è razionale. La vita, essendo del tutto irrazionale, è completamente tragica, perché non ha un senso. Cioè, qual è l'elemento tragico dell'esistere? Il fatto che non ha un senso. Tutti i sensi che noi individuiamo nella vita sono appunto nostri prodotti, sono un qualcosa che gli diamo noi. Buonasera. Ok? Quindi, volontà irrazionale. La vita non ha senso, il senso è un qualcosa che imponiamo noi all'esistenza, lato tragico della vita. Questo elemento della tragicità della vita, che poi è una vita che
nella quale Schopenhauer evidenzia il permanere, questo inglobarci, questo andare avanti costantemente, questo fagocitare tutti gli individui, c'è una dinamicità intrinseca all'esistente. Ecco, questi due aspetti, il lato tragico della volontà irrazionale e il dinamismo della vita, sono gli elementi che Nietzsche ritiene fondamentali del pensiero di Schopenhauer, ritiene essenziali. Bene, questa è l'influenza che emerge con forza fin dalle prime opere. I primi due scritti di Nietzsche sono, uno, una prolusione che diciamo gli è servita come lezione di presentazione all'Università di Basilea, una prolusione intitolata su Omero e la filologia classica. È un testo breve, era appunto pensato per una conferenza, in cui sostanzialmente critica la filologia classica, esprimendo concetti che vengono invece ripresi nella grande opera, prima grande opera di Nietzsche, un testo splendido secondo me, del 1871, quando già era professore a Basilea, appunto era filologo, quindi è un testo che parla della Grecia antica e si intitola La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Testo, ripeto, bellissimo, in cui prende posizione all'interno dei dibattiti della filologia dell'epoca, generando un vero e proprio putiferio. Wilamowitz, che sarà il campione della filologia dell'area tedesca di lì per lunghi anni, perché insegnerà tantissimo in varie università della Germania, lo stroncherà subito con ferocia. Sostanzialmente non viene capito da nessuno questo testo all'interno della comunità della filologia classica. Adesso vi dico subito il perché. Ma in particolare c'è un motivo di fondo, al di là poi dei singoli aspetti più tecnici che esamineremo. Il motivo di fondo è che non è un testo di filologia, è un testo di filosofia. Cioè, attraverso la filologia lui prende posizione sul piano filosofico. E questo chiaramente risulta incomprensibile agli occhi dei filologi classici tradizionali. Qual è l'idea di fondo da cui parte, che era già stata formulata nella prolusione su Omero, ma che viene ripresa all'interno di questo testo? Che quanto sostiene la filologia classica, cioè che la Grecia antica è caratterizzata da un'arte piena di armonia, di perfezione formale, di calcolo limpido e perfetto, è questa interpretazione classica e tradizionale è del tutto errata. Non è un po' errata, è del tutto sbagliata, secondo Nietzsche. Innanzitutto prende in esame solo un momento della storia della Grecia, quella del V secolo, secondo Nietzsche. E per di più, quel momento era il momento di decadenza della cultura greca, era il momento della fine della cultura greca, in cui la cultura greca stava terminando, aveva detto già tutto. Quindi è un'interpretazione completamente fallace. Qual è la sua interpretazione invece? Che alle radici della cultura greca c'è l'elemento tragico. La tragedia è infatti la massima espressione della cultura greca e secondo Nietzsche la tragedia è l'espressione della cultura greca massima e più emblematica proprio perché alla base dell'idea greca della vita c'era la tragicità dell'esistente. Quindi capovolge completamente, con un modo di fare che sarà tipico del suo procedere filosofico, quella che è l'interpretazione tradizionale, generando appunto gli strali, tutta l'establishment accademico tedesco. Ora, esaminiamo un po' più a fondo quest'opera, perché è un'opera, ripeto, affascinante. Il primo approccio quindi di Nietzsche, ripetiamo, è un'opera che lui fa scrive all'interno della comunità della filologia, quindi è un'opera accademica, filologica, in teoria, ma in realtà è un'opera filosofica. E le categorie filosofiche che lui approccia sono però necessariamente di tipo estetico, proprio perché doveva parlare dell'arte greca. Quindi lui approccia la filosofia attraverso categorie estetiche. Queste categorie estetiche sono due, essenzialmente, l'Apollineo e il Dionisiaco. L'Apollineo è la categoria che la filologia classica ha assunto come unico punto di riferimento per comprendere l'arte greca e quindi la perfezione formale.
la maschera dell'Apollino nella tragedia è Apollo, appunto, il dio del sole, il dio delle arti raffigurative, rappresentative, della scultura, quindi dei canoni di Policleto e di tutti i grandi artisti greci, della perfezione delle forme, della chiarezza limpida. E Dioniso invece è il dio dell'ebbrezza, è il dio del vino, è il dio dei riti orgiastici, il dio dell'irrazionalità. Quindi da una parte abbiamo il concetto, Apollo, la delimitazione concettuale, dall'altro l'irrazionale, l'elemento tragico dell'esistente. Ora, perché la tragedia è la massima espressione dell'arte greca e ci può, è il grimaldello attraverso cui noi possiamo penetrare nella mentalità greca più autentica? Perché mirabilmente nella tragedia, soprattutto di Eschilo e poi anche in quella di Sofocle, Euripide lasciamo un attimo da parte, quindi nei primi due grandi tragediografi greci, queste due categorie erano state sintetizzate in una maniera perfetta. E quindi, diciamo, attraverso questa sintesi emblema di questi due elementi estetici, elemento tragico dell'esistere e perfezione formale apollinio dionisiaco, la tragedia aveva potuto assurgere alle massime vette dell'arte, per Nietzsche. Ora, questo, diciamo, è l'impostazione generale di questo testo. Però Nietzsche dà anche una lettura ancora più interessante, cioè va oltre, approfondisce la questione e dice: a ben vedere, non a caso c'è il dionisiaco nella tragedia greca, perché la tragedia nasce proprio dal dionisiaco. Abbiamo detto, è l'elemento essenziale della cultura greca, per Nietzsche è il tragico, in maniera del tutto opposta a quello che si pensa. Ma perché nasce nel dionisiaco? Perché secondo Nietzsche, e qui fa una ricostruzione storica interessante, discutibile ovviamente, sicuramente affascinante, la tragedia è lo sviluppo, poi strutturato attraverso appunto l'opera di Eschilo innanzitutto, di quelli che erano i riti dionisiaci. Come si svolgevano questi riti dionisiaci? In questi riti dionisiaci dei personaggi vestiti da satiri cantavano e suonavano l'aulos, che è questo flauto che vediamo spesso rappresentato, no? In mano ai satiri, cantavano, suonavano l'aulos, danzavano e così facendo narravano le vicende del dio Dioniso. Questi sono all'origine i grandi riti dionisiaci. I seguaci di Dioniso rappresentavano questa ritualità nella Grecia arcaica, delle origini. Che c'entra questo con la tragedia? Secondo Nietzsche la tragedia nasce come sviluppo di questo tipo di ritualità. E come lo dimostra questo? Dice: prendiamo il coro della tragedia. Nel coro di Eschilo che c'è i satiri. Ci sono i satiri che suonano l'aulos. Il vero protagonista della tragedia originaria di Eschilo è il coro. Il coro è colui che commenta, narra, canta attraverso il suono dell'aulos le vicende che vengono, che gli si mostrano di fronte, perché il coro è il primo spettatore. Nella tragedia di Eschilo il coro sta posto dinanzi alla scena e la scena è l'elemento dionisiaco, è apollinio, mentre il coro è l'elemento dionisiaco. Ecco la sintesi. Quindi gli spettatori che stavano a teatro vedevano prima il coro, che ogni tanto interveniva danzando, suonando l'aulos, il coro dei satiri, che a loro volta stavano lì a guardare ciò che accadeva agli eroi tragici. E quella scena era la concettualizzazione, la narrazione concettualizzata, strutturata degli eventi, della vita degli eroi. Il coro invece rappresentava l'elemento irrazionale, la relazione dell'uomo con il divino, con la perdita della propria coscienza anche, perché i satiri sono metà uomini, cioè metà bestie e metà uomini. Quindi testimoniano di un rapporto diretto con la natura, di un rapporto in cui l'uomo si spersonifica. Il coro non agisce come singoli, come soggetti, ma come un'individualità collettiva, potremmo dire. Quindi si perde la propria individualità all'interno del coro. Tutto questo è ciò che Nietzsche caratterizza come dionisiaco e che si sintetizza con l'elemento apollino di cui dicevamo prima. Ora, che succede nel corso della storia della tragedia? Succede che questa originarietà,
in cui l'elemento dionisiaco, il coro, è centrale, in Eschilo e pure anche in Sofocle, si perde con l'avvento di Euripide, che non a caso la filologia classica definiva il compimento della tragedia, no? Era l'elemento, il momento di massima grandezza della tragedia greca. Invece per Nietzsche è il momento di decadenza della tragedia, è il momento in cui la tragedia perde la sua forza originaria. Perché? Perché viene depotenziato il coro. In Euripide il coro viene messo da parte. E poi che succede? Essendo messo da parte il coro, si cancella l'elemento dionisiaco, o viene depotenziato fortemente l'elemento dionisiaco, e difatti che cosa accade? Non ci sono più gli eroi tragici. Si narrano le vicende delle persone comuni. Gli eroi tragici, che erano le maschere attraverso cui si rappresentava anche nella scena collinea Dioniso, perdono la loro forza in Euripide. Quindi c'è il trionfo dell'Apollinio, della concettualità, che cancella e soffoca l'elemento tragico dell'esistenza, che era lo spirito originario della grecità. Questo succede con Euripide. Quindi vediamo che in realtà che cosa accade? Accade che l'insopportabilità dell'autenticità tragica dell'esistere spinge la Grecia della decadenza del V secolo a rivestire questo lato tragico con dei concetti che lo rendano sopportabile. Attenzione che questo è un momento centrale, secondo Nietzsche, nella storia dell'umanità, e viene questa operazione, che ripeto, è un'operazione di accettabilità dell'esistenza. Siccome l'irrazionalità dell'esistere ci risulta sempre più difficile da accettare, ci risulta insopportabile, proprio perché è irrazionale, proprio perché è intrinsecamente tragica, proprio perché è disperante, dobbiamo rivestirla di un qualcosa che la renda accettabile. Questo qualcosa sono le illusioni che ci siamo costruiti attraverso i concetti. Per Nietzsche, ad esempio, sarà tutta la storia della filosofia occidentale, sarà la religione, sarà in un certo momento anche la scienza, poi dopo cambierà idea sotto certi punti di vista, ma la scienza positiva lo sarà sempre. Cioè, tutte queste costruzioni concettuali sono illusioni, lo sarà ad esempio l'aldilà, la vita ultraterrena, sono illusioni che noi ci costruiamo per rendere sopportabile l'esistere per lui. E questa idea emerge a partire da Euripide, ma non tanto per colpa di Euripide, ma per colpa di un altro personaggio che lui definisce il demone oscuro della cultura occidentale. Chi è questo personaggio? Socrate. È Socrate il grande nemico della tragedia, della nascita della tragedia, cioè di questo testo del 71. Perché? Perché Socrate mette da parte tutto ciò che è l'emotività, la passionalità, quindi l'irrazionalità, la pulsionalità della vita, tutto quello che Nietzsche rinviene all'interno del dionisiaco, che era l'originale spirito greco, quello vero, più autentico, a vantaggio di cosa? Della concettualità, del concetto. Socrate ricerca il concetto che fa, delimita, mette le cose all'interno di un quadro, gli dà un posto, le colloca in un punto ben preciso, delimitandole. Concettualizzare significa creare un limite intorno alle cose. Creare un limite significa fissarle e quindi perdere di vista la dinamicità intrinseca del vivere. Ora vedete che questa è questo è il quadro di questo testo affascinante, che invito tutti a leggere per approfondirlo, perché è veramente una lettura molto interessante, e che è l'esordio, il grande esordio di Nietzsche, con già mossa palese al suo folgorante talento. Però, cioè, anche se qui ha utilizzato categorie estetiche che poi nel corso della sua produzione metterà da parte a vantaggio di altre forme di categorie e di altre tipologie di indagine, ha già, diciamo, posto le basi a dei concetti che lo accompagneranno lungo tutta la sua filosofia. Per questo io dico che, e lo vedremo, insomma, sostenere che ci siano dei cambiamenti radicali estremi all'interno del suo pensiero è un'interpretazione del tutto fallace, che tende a vedere Nietzsche come un pensatore così fantasioso, pieno di intuizioni, ma non sistematico. E invece non è così, secondo me. È un pensatore che ha una profonda sistematicità. Ora, queste categorie che emergono con forza a questo testo del 71 vanno anche lette
non solo in relazione al recupero di Schopenhauer, che ripeto è il campione di questo momento, ma anche al recupero dello spirito romantico, di cui Nietzsche è in questa fase soprattutto della sua produzione, in questa fase giovanile, un erede diretto. Lui è un lettore appassionato anche di Goethe e vede nella poesia di Goethe formulata l'idea che l'autentica dimensione del reale è questa vitalità dinamica e che l'uomo è centro di espressione di tale vitalità, secondo lo spirito proprio del romanticismo, no? La natura come vitalità di cui l'uomo ne è un po' l'espressione primaria. Quindi vedete che il lato tragico dell'esistenza non è un qualcosa da rifiutare fin da subito per Nietzsche, per questo contesta le illusioni che sono state costruite al di sopra del dionisiaco, per questo contesta tutte le costruzioni concettuali che sono state poste sopra il dionisiaco fino a soffocarlo, perché il lato tragico è stato visto solo in chiave negativa, in chiave pessimistica, come fa anche Schopenhauer, per l'altro, questo è ciò che critica infatti Nietzsche di Schopenhauer. Ma in realtà nell'accettazione della autenticità della vita c'è anche l'unica possibilità, per quanto effimera e momentanea, di raggiungere la felicità. Cioè il lato tragico è il massimo dell'infelicità ma anche il massimo della felicità, cioè l'accettazione del dionisiaco è il massimo del tragico ma anche il massimo del bello. È per questo che lui dice: se non sopportiamo la tragicità dell'esistere dobbiamo essere ancora più tragici, dice così, no? Proprio nella nascita della tragedia. Come si risponde alla tragicità dell'esistere? Essendo ancora più tragici, non soffocandola, non costruendoci delle illusioni per non guardare in faccia la realtà. Quindi l'invito che lui fa all'interno di questa opera è fare i conti con l'irrazionalità dell'esistenza. È chiaro che una filosofia che parte da questo tipo di impostazione, insomma, alla lunga arriverà a dei risultati che per certi versi saranno inevitabilmente anche disturbanti, necessariamente. Cioè, è un presupposto che non può che condurre ad esiti estremi, ecco, radicali. Il romanticismo, dicevo, l'elemento romantico, lo spirito romantico di Nietzsche, Goethe, è rappresentato da una figura che è un'altra delle grandi passioni di Nietzsche, che poi rifiuterà in modo questo veramente ancora più estremo, è Wagner. Wagner è espressione del romanticismo in modo evidente, secondo Nietzsche, ed è colui che, a cui lui ritiene di poter affidare il compito, nelle sue idee, di una rinascita culturale all'interno di una società in decadenza assoluta, come abbiamo visto nella crisi della società borghese dell'Ottocento. Wagner è visto un po' come il campione che può portare a riemergere l'autentica cultura che trae spunto dall'antichità classica, quindi colui che recupera la tragicità dei miti tradizionali nell'ottica di Nietzsche. Tant'è vero che la nascita della tragedia, dallo spirito della musica, il titolo completo, è dedicata proprio a Richard Wagner, con cui entra in un rapporto molto forte, poi molto probabilmente finisce per invaghirsi della moglie, e alla fine si è invaghito sicuramente della moglie. Adesso non so se poi sia stato questo il motivo per cui ha litigato con Wagner. Però sicuramente, cioè, vabbè, a Wagner non avrà fatto di certo piacere questa cosa, però in ogni caso, diciamo, un elemento di rottura, la rottura totale, definitiva, si avrà nel 78, quindi 7 anni dopo l'uscita dalla nascita della tragedia, quando Wagner stroncherà un famoso testo di Nietzsche che si chiama Umano, troppo umano, e da lì Nietzsche, che era evidentemente molto permaloso, romperà del tutto i rapporti con Wagner, anzi lo criticherà in modo aspro, dicendo che poi alla fine della sua produzione, insomma, la sua musica si sarà annacquata, sarà diventato un bamboccio, gli dice le cose più feroci. Comunque all'inizio viene visto, e perché? Perché la musica, di cui Wagner era considerato la massima espressione, era visto come il linguaggio dell'inesprimibile, dice Nietzsche, il linguaggio di ciò che è inesprimibile. Cioè la musica era la sede, il linguaggio quindi, attraverso cui poteva realmente essere espresso il dionisiaco. Tant'è vero che abbiamo visto che la nascita della tragedia parte dal coro, che è musica. Qual era il coro? Questi satiri che suonavano questa ulos cantavano nella forma del ditirambo,
che è la forma della poesia arcaica greca, che era un verso anche un po' dissonante, con dei rapporti, diciamo, musicali molto particolari. Questo era il linguaggio autentico attraverso cui si è espresso nella cultura greca arcaica il dionisiaco per Nietzsche, e quindi la musica vista in questo momento come il linguaggio attraverso cui può rinascere questo spirito tragico dell'esistere e trovare espressione. E lui vede in Wagner un po' l'emblema di questo, fino a quando, appunto, poi, soprattutto quando il Parsifal sarà l'opera che Nietzsche criticherà di Wagner, perché lui si avvicina al Sacro Graal, si interessa al cristianesimo, in un periodo in cui Nietzsche critica ferocemente la religione come massima espressione di quelle illusioni di cui parlavamo prima, e quindi lì c'è, diciamo, formalmente nel dialogo tra i due l'elemento di rottura. Poi, appunto, Wagner criticherà umano, troppo umano, però ci sono anche inevitabilmente chiaramente vicende personali come quelle di cui dicevamo. L'ultima opera della fase giovanile di Nietzsche sono le quattro considerazioni attuali che lui compone tra il 72 e il 76. Sono quattro scritti polemici, appunto inattuali, cioè contro l'attualità, contro la cultura attuale. Il più importante, secondo me, cioè no, secondo me, secondo tutti, è la considerazione sull'utilità e il danno della storia per la vita. Ce n'è una su Strauss, che era un teologo dell'epoca, ce n'è un'altra su Schopenhauer come educatore, però insomma la principale è questa qui, sull'utilità e il danno della storia per la vita. Perché è importante questa considerazione in attuale? Perché qui critica ferocemente la cultura dell'epoca, Nietzsche ancora una volta, però stavolta non dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista storico, cioè criticando l'eccesso di importanza che viene dato anche, per esempio, all'interno delle scuole dell'epoca alla storia. Voi dite, come la storia è importante? No, anche Nietzsche dice che è importante, infatti parla di utilità e danno della storia per la vita. Però l'eccesso di storia e di storiografia può portare un grosso problema. E qual è questo problema? La perdita di vista sia del presente che del futuro, quindi l'inazione, la paralisi. Qui Nietzsche è un po' Eracliteo, era un periodo in cui ha studiato profondamente l'Oscuro di Efeso, che è un altro autore su cui ha scritto un testo molto bello, tra l'altro. In realtà il testo non è solo su Eracleto, ma su tutti i presocratici. Un testo che è stato pubblicato postumo, ma che risale perlomeno come stesura agli anni 70, comunque. La filosofia nell'epoca tragica dei Greci. È un testo in cui riprende le concezioni della nascita della tragedia, in cui parla appunto di Eraclito come del campione che ha sottolineato in filosofia il divenire contro la staticità dell'essere parmenideo, quindi del concetto assoluto parmenideo. Invece Eraclito ha cercato l'autenticità del reale nel fluire del tempo. Bene, allora l'assolutizza, quindi è tutto un ragionamento, un riflettere, una riflessione che Nietzsche porta avanti sotto molteplici punti di vista, attraverso la storia della Grecia antica, attraverso l'analisi della cultura contemporanea. E all'interno di questo aspetto critica appunto l'eccesso di storiografia, di sapere storiografico, perché porta alla paralisi. Eraclito, l'ho citato perché Eraclito parlava di dormienti, coloro che non agivano, perché non guardavano l'autenticità dell'esistenza nel fluire. Nietzsche recupera un po' questa idea e dice che abbiamo alle volte bisogno dell'oblio, è necessario l'oblio tanto quanto la memoria, dice. Molto bella questa cosa, no? Perché noi siamo tutti consapevoli del fatto che la memoria è una cosa importante, però in certi casi, dice Nietzsche, serve anche l'oblio, saper dimenticare. Perché la memoria, quando viene assolutizzata, ci paralizza, ci impedisce di andare avanti, ci impedisce di guardare al futuro, ci impedisce di agire, ci impedisce di fare. E allora in taluni casi è importante anche l'oblio, mettere da parte la memoria. E qui lui, all'interno di questo scritto in cui dice, sostiene questa cosa qui, dice, esamina tre modi di fare storia che hanno sia un elemento utile che un elemento dannoso, tutti e tre: la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica, le chiama.
La storia monumentale è la storia di chi prende dei grandi esempi nel corso del passato. L'elemento positivo qual è? Che all'interno di questa visione, di questo modo di concepire la storia, l'elemento positivo è quello che, se io ho un esempio, significa che mi ispiro a qualcuno per fare qualcosa. Quindi colui che guarda la storia dal punto di vista della monumentalità è aperto al futuro e all'agire. Però c'è un rischio della mitizzazione dell'esempio. Quando l'esempio diventa un mito, poi diventa un peso che conduce inevitabilmente alla ripetizione mimetica, e quindi che è una forma di non azione, secondo Nietzsche. La storia antiquaria è la storia di chi colleziona il passato come fosse, come volesse porlo all'interno di un museo. Qui l'elemento importante è l'elemento della conservazione, cioè della ricostruzione genealogica del passato. Però l'elemento negativo è che, fossilizzando il passato e musealizzandolo, ancora una volta si corre il rischio della paralisi, perché dentro un museo che si fa? Ci si ferma alla contemplazione pura e semplice. Allora qui entra in gioco la storia critica. La visione critica della storia, che è quella che Nietzsche preferisce, è quella che mette in discussione il passato perché lo relaziona e lo rapporta al presente. Qui c'è il rischio della perdita della memoria da cui guardarsi, però c'è l'assolutizzazione del presente come problematico, e quindi l'invito a comprendere il presente attraverso le chiavi che ci fornisce la memoria storica, quindi ad agire in virtù di quelle chiavi, ed è quello che propone Nietzsche all'interno di questo testo, e è il senso dell'oblio, cioè l'oblio è il punto di scaturigine dell'azione. L'oblio è quello che mi impedisce di rimanere ancorato solo al passato, ma di rivolgere lo sguardo al futuro, di aprirmi verso il futuro, verso ciò che dovrà accadere, verso ciò che dovrò fare. Allora, con questo testo si conclude la fase giovanile del pensiero di Nietzsche. Come avete visto, è una fase profondamente critica, anticonformista, del tutto di rifiuto totale verso sia il mondo contemporaneo. Nietzsche si sentirà sempre un outsider, un estraneo rispetto al mondo in cui vive, e questo gli comporterà un disagio costante, continuo, come abbiamo visto, quello accomuna a queste figure, perché Schopenhauer era un altro disagiato, Leopardi non ne parliamo, insomma queste figure geniali con un talento mostruoso ma profondamente drammatiche e tragiche, non a caso. Però è anche profondamente critico non solo della mentalità, quindi borghese, ma anche della cultura accademica dell'epoca, che rifiuta completamente, perché è frutto, non a caso, di quella storia della filosofia che ha dimenticato il suo momento di scaturigine nella cultura greca arcaica e nei presocratici, e ha finito per assolutizzare un modello, che è quello socratico. Tutta la storia della filosofia per Nietzsche è una nota a margine di Socrate, potremmo dire, nemmeno di Platone, come ha detto qualcun altro, ma in chiave negativa, cioè di un modello che ha portato avanti solo ed esclusivamente il lato apollino dell'esistere, quindi la tranquillità del concetto, la forza rassicurante della concettualizzazione, dimenticando completamente l'irrazionalità del vivere, l'irrazionalità costitutiva, intima al vivere, il lato tragico dell'esistenza. Dalla prossima volta cominceremo invece a affrontare la fase cosiddetta illuministica di Nietzsche, e vedremo che Nietzsche allora non si occuperà più dell'arte, come ha fatto in questa prima fase, ma si occuperà della scienza. E voi dite, come? L'ha criticata finora? E difatti non sarà la scienza positiva, ma la scienza come la intende lui. Do solo un'anticipazione: il metodo scientifico per lui è un metodo genealogico, e vedremo genealogico, cioè ricostruire la genesi dei concetti, tornare all'origine dei concetti, che è quello che già ha fatto in sostanza quando ha esaminato la tragedia, perché abbiamo visto che ha visto il momento in cui la tragedia è nata nel coro dionisiaco dei seguaci di Dioniso, appunto nei riti orgiastici dionisiaci, e quindi ha utilizzato già questo metodo. Adesso lo teorizzerà e vedremo che importanza avrà nei testi, soprattutto in Aurora, la Gaia Scienza, che sono i testi fondamentali di questo periodo. Grazie dell'attenzione. Grazie.